Io non posso pensare per quale causa sia pigliato. Io non per che causa alla corte. Io mi penso che sia per causa di questo maleficio che è stato fatto, della morte del signore Galeotto. Vingarone, non ne possiamo più di queste tassazioni. Continui a vessare gli abitanti, zio. Diana, non dovresti interessarti così a cuore degli affari dello zio. Zingarone, non dovrebbe essere tua questa moneta. Sto rispettando i fatti, messere Mario. Non ti azzardare. Diana, vattene a casa. Fa attenzione, Zingarone. Rispetta i ranghi o dovrò staccarti la testa. Dovresti stare a raccogliere pietre alla fortezza. Potrei ucciderti a morsi, maiali di un Bernardino di Monterotondo. Abbiamo un accordo con vostro padre, messere Mario. L'accordo non c'è più, Zingarone. Le tassazioni appartengono a noi. Potete accontentarvi dei denari che percepivate da mio padre. Traesano sta per implodere e voi da soli non conterrete l'ira del popolo. È vero. I costi per terminare la fortezza stanno aumentando e anche le tasse. Ma ora abbiamo un accordo con l'abate di Farfa e tutto sarà più semplice. L'uso del terridio, le torture non saranno più sufficienti. Non avete tanti uomini per... Bertollo, questo non è più un vostro problema. Tornato in convento? Sapete, padre Bernardino? Molti confondono la pianta di mirto con la bella donna, pianta tutt'altro che salubre. Vado a curare le anime degli abitanti vessati dai Ferreolo, non mi so certo recando a sfarzose feste a cui voi amate partecipare a corte. Le belle donne confondono, avete ragione su questo, Don Argentino. Se i Ferreolo hanno scelto me come prete di corte, sarà stata la mano di Dio ad averlo voluto, non pensa? Io mi penso più a mano piena di denari e perversioni. Blasfemo di un frate, pagherete cara la vostra insolenza! Sarà invalicabile, una fortezza come nessuna mai costruita sin d'ora. Certo, signore Galeotto, ma i costi per terminare la costruzione, come ben sa, rimarranno pur sempre elevati. Siamo quasi a 7.000 ducati e a alcuni punti dobbiamo fare delle complicate modifiche, come dettate dall'abate d'Aragona. Ho preso voi, Antonio Sangallo, il migliore, dicono. I denari non saranno un problema, con qualche altra tassa. Altre tasse non saranno un problema, signore. Penserò io a sopprimere i malumori del popolo. Galeotto ha ragione, Mastro Sangallo. Voi occupatevi di terminare la costruzione. A badare le povere anime penseremo noi. Non osi più bussare alla mia porta? Perdonami, padre. Ho finalmente allontanato Zingarone. Cosa? Ti avevo detto di non intraprendere iniziative personali. Ricordi? Abbiamo dovuto, mio signore. Zingarone e i suoi continuano a prendere ciò che non gli appartiene. Avevamo un accordo con quella carogna. Lo pagavamo anche bene. Va bene, nimico. Vorrà dire che risparmieremo anche su Zingarone. Nel frattempo avremo bisogno di altri uomini per badare le rivolte. Ma Zingarone e i suoi non dovranno essere più un problema. Ci penserò io personalmente, padre. Figlio mio, non sei capace neanche di schiacciare una mosca. E pretende di intimidire Zingarone da solo? Joy, dai una lezione a Zingarone. Fagli capire chi comanda ora a Salisano.
Vieni, figlio. Vieni a vedere le nuove modifiche della fortezza. È già da tempo che a Saisano arrivano certi manicotti. Ora capisco perché. Ah, Zingarone, finalmente l'avete capito che a Gagliotto non serviamo più. Complici quel maledetto abate. Piuttosto lo ammazziamo, Gagliotto, che diventare suoi schiavi. Ciabattero, Basilio Ciabattero. Zingarone, non ho soldi con me, poi anche se ne avessi. Non potresti più pagare, giusto? O Gagliotto ti taglia la testa. Ciabattero, che ci fai qui? Spero tu abbia notizie importanti da darmi per disturbare a st'ora. L'ho sentito con le mie orecchie. Vogliono uccidere Ser Gagliotto, Zingarone e i suoi. Stanno all'osteria. Va bene, calzolaio dei miei stivali. Ora vattene, va a casa, ci penso io. Questo succede quando non vengono pagati i debiti. Cosa ne facciamo ora di Cristoforo? Gli stacchiamo le braccia, mio signore. Vi prego, non ho più danari, vi prego. Slegatolo e portatelo ai lavori della fortezza, finché non avrà saldato i suoi debiti. Padre, perché stranieri ubriachi vagano per Saisano? Non usare quel tono verso di me. Vedi, figlio? Vedi cosa dobbiamo fare per tenere a bada i lavori della fortezza? Il popolo è insofferente e per tenerlo a bada ci vuole forte spada. Tu hai forte spada? Ancora una volta, padre. Non avete fiducia in me? Credete che io non sia capace? Non sto soldando uomini solo per tenere a bada i malumori. Qui formerò un numeroso esercito. Ho ambizioni anche fuori da queste mura. Cosa pensi sia servita la costruzione della fortezza? Dimmi. Speravo il prestigio di Saisano, della famiglia. No, con nostro padre seguiremo le orme di Napoleone Orsini. Certo, Alessandro, scorribande, ruberie, danno la caccia agli imperiali, trucidandoli e privandoli delle loro prede. Napoleone pagò per tutto questo. Si approfittò del sacco di Roma. Il Papa lo accusò di tradimento e ingannò anche noi, padre. Napoleone fuggì a Bracciano, divenendo un grande, sino a servire Firenze. Vessò anche noi, è vero, ma è solo grazie a lui che ora so cosa fare. Assumere potere. L'abate di Farfa è con noi, ed ora in poi non ne voglio più parlare.
Io devo svuotare le viscere. Non sto certo a guardare qui il tuo visciare. Vado a restituire l'anfora. Stesso trattamento che ho usato per mio nipote, bastardo. È stato un ordine del Galeotto. Quindi, Mastro Pellino, voi mi confermate che questo intruglio fatto con la vostra ricetta curi la mia digna? Ho faticato duro per cercare quel mirto. Certo, avrà anche un mal colore come il veleno, ma un impacco miracoloso. Joy, hanno ammazzato Joy! Zingarone ha ammazzato Joy! Sei sicuro di quello che va dicendo? Sì, zio Berardino. Hanno visto Zingarone vagare per la fonte prima del delitto. Zingarone è stato bandito, lo stanno cercando in ogni dove. Che il nostro signore ci protegga ora. Quella carogna di Zingarone alla fine ammazzerà anche Galeotto. E allora sì che saranno guai. Che Dio mi perdoni, zio, ma se l'è proprio meritata quella carogna di Joy. Avevo paura che accusassero me di aver ucciso. Ho paura, zio. Tanti bravi girano per sé sano. Che succederà ora? A te, nipote? Avresti dovuto proteggerla tu, tua sorella. Sapete, Zingarone, di che pasta è fatto? È vero, avresti dovuto ucciderlo tu, Joy, piuttosto. Padre Bernardino, ha tempo per confessare? Certo, Basilio. Vedo che Don Argentino non ha più tempo per voi salisanesi. Parroco di corte, vizi e morte. Vieni pure. Don Argentino, oramai, parroco di Messer Galeotto, non più del popolo, padre Bernardino. Voi andate pure a casa. E stasera, tre padri, Ave e Gloria. La vostra debolezza è evidente, messere. La morte di Joy non aiuta certo la causa. La mia debolezza? Cosa avrei dovuto fare? Ucciderlo con le mie mani, quel porco di Zingarone? E perché no? Voi forse ne sareste stato capace a differenza dei vostri figli. Cosa c'entrano ora i miei figli, abate? La vostra prole rispecchia la vostra incapacità a gestire la situazione. Che ne sarà dei Ferreolo quando avremo a gestire un vasto territorio? Penseranno loro? Ah, io non credo. Se non siete ostili e malvagi nel governare, la mia intercessione verso gli oppressi sarà inutile e vana. Tutte le terre che verranno conquistate saranno messe a privilegio della vostra abbazia. Questi sono gli accordi e questo verrà rispettato. I problemi della mia famiglia non la riguardano, abate. Bene. Fermate potere, usate lo spirito che avete ora e tutto andrà come deve andare. Ah, un'ultima cosa. Non ci sarà una prossima volta, Messer Galeotto, o penserò io a tutto.
Gentile Mancini! Ehi! Gentile Mancini! Fermati! Non aver paura! Vi prego, non mi derubate! Devi farci un favore, gentile. Quando torni a Stralisano, devi chiedere a Gagliotto di farci tornare. Ma voi siete fuoriusciti? Come posso io intercedere? Tu provaci, così che potremo tornare dalle nostre famiglie. Vi prendete gioco di me, vero? Perché volete ammazzarmi come al Gioia di Bocchignano? Non osare, gentile. Sapete tutti perché ho ammazzato quel maiale. Lo sapete tutti. Adesso sparisci. Vattene, prima che ci ripensi! Raggiungiamo Bertolla a Montenero. Che finisca tutto in fretta? Sì, infatti. Forza. E ci andiamo e va tutto in porto. Sì. Sì. E vabbè. Ci vediamo presto, Ciabattero. Ecco, Ciabattero, mi incarti queste scarpe? No, donna Caterina, non venderò certo scarpe da portare a Zingarone. Cosa le fa credere che debba portare scarpe a mio figlio? Lo sapete che è bandito. Neanche so dove sta nascosto. Mi dia queste scarpe, gliele pagherò 3 volte tanto. Neanche per 5 volte gliele venderei. Se lo accoppano, Zingarone, vostro figlio intendo, ammazzeranno anche me, donna Caterina. Io tengo la mia pelle. Sapete bene da quale angherie siamo costretti a subire da anni a Stralisano da quelli come vostro figlio. Mio figlio? E il Ferreolo? Ah, già è vero, voi gli fate da spia. Sarà anche peggio per voi, Ciabattero, quando tornerà Zingarone a Stralisano. Ehi, maledetto drullato! Povera anima di Dio! Non volevo rubare abate, i miei figli hanno fame. Certo, ma non penso che quei poveri bambini mangino scarpe, non credi? Portatelo in aule tormentorum. No, vi prego, perdonatemi, padre, vi prego. Non mancherà molto che porterò vostro figlio sulla retta via, donna Caterina. Lo spellerò personalmente con le mie mani, come una cipolla. Che Dio ti benedica, Ciabattero. Oh mio signore! Signore Gagliotto! Messere Bernardino! Nimico! Ammazzati! Li hanno ammazzati tutti!
adesso anche gli birri a Salisano. Mezzo paese dentro la fortezza. Sono giorni che vengono interrogati o torturati. E Zingarone è sparito, maledetto. Potrebbe essere stato chiunque a uccidere quell'eretico di Cagliotto. Sebastiano Romano è il mio nome e vuoterò le vostre viscere come questo boccale affinché non salti fuori il nome dell'assassino di Cagliotto Ferreolo. È una promessa! Signore, non riuscite a riposare? Come potrei fare? Queste maledette urla. Sono giorni che le interroghiamo e nessuno ci dice la verità. È per questo che avete convocato anche il commissario Romano. Tutte. Tutte quelle macrabe torture dell'abate. Quel male odore di carne e sangue su tutta la fortezza. Sapete che i popolani con lettere hanno evidenziato le angherie e le mancanze dell'abate al Papa? Convocare il commissario era l'unico modo per prendere le distanze da quelle azioni. Non puoi giacere tutto il giorno mentre c'è chi cerca il colpevole dell'uccisione di nostro padre. Ti consiglierei di farti annunciare, fratello, quando sono a letto con una donna. Perché non gli dici che lei è una delle tante? Non sono affari tuoi, Alessandro. Dobbiamo proseguire il progetto di nostro padre e se non ci togliamo di mezzo tutti questi birri non potremo più fare nulla. Non mi dire che le hai raccontato tutto. Tu non vuoi proseguire lo scopo della fortezza. È questa la verità, Mario. Farla riempire di briganti e banditi? Proteggere assassini e manigoldi? Era il sogno di nostro padre, Mario, quello di formare un forte esercito e allargare il nostro dominio. È stato ucciso per questo. Farò spostare il processo a Roma quanto prima e continueremo l'operato dei Ferrevolo. Bene, bene. Oltre a una sfilza di accuse e anche l'eresia. Come al ciprete di Salisano, niente male. Commissario, sono tutte calunnie nei miei confronti. Come potete pensare che io sapessi che Zingarone volesse uccidere Cagliotto? Non sono io a dirlo. Vostro nipote, come si chiama? Guardie, andate a prelevare il nipote di costui. L'accusa di custodire veleno è stata una falsità di Don Argentino. Mastro Pellino ha confermato tutto. Era un curativo per la digna. Era solo del mirto che tenevo in sagrestia. Don Argentino è cortigiano di casa Cagliotto. Perché avrebbe dovuto accusarlo ingiustamente? Io curo le anime fuori dal castro e fuori da ogni vizio, lui no. I fedeli riempiono la mia parrocchia, è solo invidia nel mio operato. Io, da buon prete, lamento anche le ingenti tasse di Ferrevolo. Se non avessi le mani legate, nipote, finirei di annerire il tuo volto a pugni. Silenzio! Allora, prete o pretino, come ti chiami? Vostro zio mi ha confidato che Zingarone e suoi volevano ammazzare Cagliotto? No, signor commissario. Sono stato costretto a dire il falso sotto tortura. Fui scontato dagli accusatori come fossi Cristo. Scellerato di un nipote. Anche Cristo ora dalla tua storta bocca, menzoniere maledetto. Basta! Gli ordini di interrogatori di torture si continuano a dire il contrario di tutto. Portateli via! Ancora un po' di corda a tutti e due. No, non li trasferiremo al Tribunale Criminale del Governatore di Roma. Via! Portate gli altri accusati!
Vostro padre, messeri, era meno avido. Proteggere vostro nipote, Costanzo, mi pare questo il nome del ragazzo. Avrà pure un costo, non credete? O preferite un processo inquisitorio? Non sono sufficienti i miei servigi. Perché anche i soldi di mio zio Pompilio? Vi offro l'opportunità di far parte a uno degli eserciti mai realizzati in zona. È una super fortezza a protezione. Credete che non costi nulla tutto ciò? Hai derubato il fratello di Sercola di Montopoli, ammazzandolo, o sbaglio, ragazzo? Con un coltello, signore. Con un coltello? Allora aspetteremo con pazienza che le tue giovani braccia saranno pronte per impugnare una vera spada. Sto chiedendo molto in cambio di un collo spezzato. I miei uomini vi condurranno ai vostri alloggi, alla fortezza. Siete sicuri di quello che state affermando? La gravità dei fatti vi comporterà gravi ed irreversibili conseguenze, lo capite? Lo so, commissario. Devo mettere fine a tutto questo. Alessandro ormai è fuori controllo. Salisana ha sofferto anche troppo. Un esercito di malviventi dentro un'inespugnabile fortezza. Sì, era il desiderio di mio padre, ma non il mio. Proprio un bel piano, un vero enorme potere. Ma capirete bene anche voi che ne siete stato complice, almeno fino a questo momento. Ne sono consapevole, commissario. Bene. Siete riusciti a far parlare questo maledetto? Non c'è niente. Adesso ci penso io. Vi prego, abate, siete uomo di chiesa. Non potete. Sono stato vostro fedele servitore. Una spia che non sa nulla, non un servitore. Estirperò la tua lercia anima dal tuo corpo con le mie mani. Fermatevi, abate! Come vi permettete? Vi segnalerò al Papa, commissario. È proprio il Papa Paolo III che ha chiesto la vostra testa sul pavimento di Roma. Portatelo via! Slegalo! Preparate i prigionieri, li porteremo tutti in giudizio a Roma. Fate presto! Ah, finalmente a casa, eh! Qua, trattati come banditi. Quale demone ti ha guidato? Il demone serpeggiava già per Salesano, nel cuore di nostro padre, e stava raggiungendo anche noi. Eravamo a un passo, Mario, a un passo. Non abbiamo più niente da dire, signori. Vi abbiamo detto tutto quello che sapevamo. Dovevo immaginare che c'era lei di mezzo. Abbiamo portato l'ennesima richiesta di grazia da Salesano, mio signore. Vero, avvocato Geronimo? Salesano vi reclama. Questo è vero. Zingarone sembra essere tornato ad Arenoia, ma... Ma sarà lunga la strada verso la libertà. A meno che... A meno che non abdichiamo in favore del Papa. Non è così, commissario? Siamo appena tornati dal Papa. Abbiamo consegnato le chiavi del castello di Salesano. La fortezza doveva essere abbattuta. È finita. È finita. Silenzio! Silenzio tutti! Popolo di Salesano, sono il commissario Gioicola Pagano da Sezze, inviato dal governatore di Roma,
Chiedo assenso affinché tutti gli abitanti del castello depongano i Ferreolo e decretino il Papa unico sovrano della comunità. Non vogliamo neanche la loro fortezza. Via i banditi da Salisano. Silenzio! È ordine del governatore di abbattere la fortezza. Impossibile abbattere la fortezza. Non abbiamo i denari per farlo. I massari di Salisano hanno già affidato i lavori della demolizione lombardi con dei danari. Tutte le maestranze che si occuperanno della distruzione della fortezza saranno rimborsate anche dagli stessi materiali di cui la stessa è ora composta. Se non bastasse, imposteremo una dazza fra tutti noi! Finché della fortezza non rimarrà traccia! Il 2 marzo 1546 i massari deliberarono eleggere alcuni uomini per riscuotere dagli abitanti del castello di Salisano 11 soldi a testa, sino ad arrivare alla somma di 30 scudi d'oro necessari al pagamento dei Lombardi. E questa è la storia e gli eventi dell'assassinio di Galiotto Ferreolo, signore di Salisano, ucciso in un giorno di settembre dell'anno 1542. Dove ti sei ricacciato? Galiotto Ferreolo.